Gabriele Ricci, candidato alle elezioni di Domodossola, vorremmo capire chi è Gabriele Ricci. Ma sono un ragazzo ormai di 28 anni, quindi neanche più così giovane, studiato giurisprudenza a Milano, mi sono laureato ormai 3 anni e mezzo fa e poi diciamo che ho intrapreso delle carriere un po' diverse, ho provato a fare la pratica dall'avvocato, poi ho deciso di fare l'imprenditore, di mettermi in proprio e adesso gestisco 2 ristoranti, anche in un momento diciamo abbastanza particolare per la ristorazione. E poi c'è sempre stata la mia passione per l'attività pubblica e la politica e credo che soprattutto in questo momento metterci la faccia per delle elezioni comunali sia quanto mai necessario. Da chi sarà appoggiato Gabriele Ricci? Ma allora, il progetto nasce da lontano, ci sono sia forze politiche che forze sociali che associative. Certo, c'è il Partito Democratico con cui abbiamo fondamentalmente diversi confronti, abbiamo maturato un'idea comune e c'è stata una convergenza pressoché totale sulle idee. Però questo progetto nasce anche da un'esperienza giovanile dei ragazzi, quelli di Osso alla Porta d'Europa, con cui abbiamo collaborato e lavorato per anni, dai quali sono uscite poi le istanze che porteremo avanti in questa campagna elettorale. La scorsa elezione hanno visto una vittoria abbastanza netta di Pizzi. Quante chance avete voi candidati concorrenti dell'attuale sindaco? Ma allora, ti ringrazio per questa domanda perché mi permette di dire innanzitutto una cosa, che Pizzi è sicuramente stato un buon sindaco di Domodossola e la città in questi anni gliel'ha riconosciuto. Sicuramente lui ha lavorato molto anche sulle cose che ha fatto il precedente sindaco Mariano Cattrini e lui ha portato in pratica a compimento i progetti anche della precedente amministrazione. Ripeto, Pizzi è stato un buon sindaco, noi pensiamo di fare qualcosa di più, qualcosa di meglio, qualcosa che risponda di più alle esigenze del futuro. Noi chiameremo il nostro progetto Domo Domani perché non vogliamo guardare all'oggi, a quello che succede tra 24-48 ore, noi vogliamo vedere quello che succede tra 10-20 anni e progettare la Domodossola del futuro, una Domodossola che risponda alle istanze dei giovani, alle necessità delle nuove generazioni, che non si dimentichi però di una collaborazione sociale tra tutte le parti della città. Quindi io credo che abbiamo buone chance perché Pizzi copre una parte di queste esigenze, noi invece ampliamo il raggio e rispondiamo a quelli che vogliono vedere una Domodossola cambiata nei prossimi 20 anni. Ecco, dei progetti che Pizzi e la sua amministrazione stanno portando avanti, cosa salveresti e cosa invece non salveresti? Ma allora, sicuramente salverei l'ordinaria amministrazione, nel senso che Pizzi ha fatto benissimo i piccoli lavoretti, la manutenzione delle strade, i tombini, quelle cose lì, e poi ha fatto anche degli ottimi investimenti che, ripeto, appartenevano poi a una progettualità precedente, quella che verrà inaugurata della via Rosmini, evidentemente era un progetto di Mariano Cattrini. Tutta quella parte lì è sicuramente da salvare. Secondo me va cambiata l'impostazione dal punto di vista della scelta di a chi rispondere, nel senso che noi abbiamo bisogno di creare una Domodossola che risponda ai giovani per creare una possibilità di crescita personale, professionale all'interno della città. In questo momento non c'è nessun tipo di progetto che risponda a quell'esigenza, quindi noi vogliamo dare la possibilità di studiare ma anche di lavorare a Domodossola, di essere a Domodossola e lavorare magari per una grande azienda di Milano senza avere un gap digitale che non permetta ad esempio lo smart working, che non ci siano delle postazioni dedicate, delle aule studio, queste cose qua secondo me l'amministrazione non è stata in grado di coglierle. Noi vogliamo lavorare su questo perché il futuro di Domodossola si basa sulla possibilità di rimanere a Domodossola e di non scappare, e il calo demografico invece dimostra l'esatto contrario. Ecco, l'ultima domanda è: in un centro-sinistra che ormai vediamo non solo a livello locale ma anche a livello nazionale ha molte correnti, la candidatura di un giovane cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente a Domodossola il Partito Democratico ha voglia di rinnovarsi, ha voglia di un cambio generazionale, però lo fa in una maniera comunque di partecipare a questo cambiamento in prima persona. Come quando ci siamo seduti al tavolo e abbiamo visto che avevamo le stesse idee sul futuro della città, mi ha fatto molto piacere perché è evidente che
il Partito Democratico ha bisogno di un cambio di passo a tutti i livelli e sicuramente risponde presente a Domodossola.